Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi tu, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale, attiva la campanellina e goditi i video. Hello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video vlog. Oggi ragazzi siamo qui perché parliamo della patente. Ebbene sì, qualche mese fa ho compiuto 18 anni e quindi come sempre, insomma come tutti i diciottenni, la prima cosa che voglio fare è prendere la patente. Quindi sono andata ad iscrivermi a scuola guida e sì, ho già fatto una brutta figura il primo giorno, ma direi di sopportarla. In questi giorni sono anche andata a fare le foto per la patente, quindi le foto tessere che dovevo portare appunto a scuola guida, e lunedì inizierò. Oggi è venerdì 13 e questo già dice tutto. Comunque sia, niente, ho fatto l'iscrizione, quindi appunto inizierò e spero di prendere la patente senza essere bocciata a nessun esame, perché sapete bene che se venite bocciati in un esame dovete pagare altri soldi e siccome ho già pagato 600 euro non è che vorrei spenderne 700 o anche di più. Anche perché ho tipo finito già tutti i soldi del mio compleanno e quindi bene, anzi male, malissimo. Comunque sia, la foto della patente, insomma la foto tessera, l'ho fatta senza occhiali perché la tipa della Kodak dove appunto sono andata a fare la foto mi ha detto di farla senza occhiali perché ormai non servono più. Mentre quando sono andata a fare l'iscrizione il tipo ha visto che indossavo gli occhiali mentre nella foto non l'avevo, ha detto che avrei dovuto fare gli esami appunto sia quello di guida sia quello di teoria senza appunto indossare gli occhiali. Meno male che comunque porto anche le lenti a contatto, quindi appunto le so mettere e togliere. E ne ho un paio che però non sto usando da un paio di anni ormai, quindi magari dovrei riprenderci la mano prima di farlo, perché altrimenti non saprei come avrei fatto a fare l'esame, dato che non ci vedo nulla senza occhiali. Comunque sia, questa è la mia foto tessera. Ok, credo si sia messo abbastanza a fuoco. E sì, ho detto tutto, quindi è meglio che andiamo anche a procurarci dello scotch nero, così magari ce lo mettiamo là sopra e non la mostriamo a nessuno. Niente, questo sarà un vlog diario, tra virgolette, quindi non so quando uscirà di preciso, ma probabilmente uscirà magari questa serie che si chiamerà Verso la patente, non lo so, magari sarà proprio una serie appunto dove man mano vi racconterò le cose che sto facendo sia alla scuola guida e sia comunque altre esperienze riguardanti sempre la patente e tutto il resto. Quindi niente, benvenuti in questa nuova serie e ci rivediamo fra qualche giorno dopo la mia prima lezione di scuola guida. Ragazzi, è arrivato quel fatidico lunedì. Oggi devo andare a scuola guida precisamente fra mezz'ora perché sono le 6 di pomeriggio e non ho vloggato assolutamente niente da stamattina, quindi bene così. E niente, stamattina ovviamente sono andata a scuola perché dovevo andare a scuola e sono uscita anche a mezzogiorno e quindi sono poi tornata a casa, ho mangiato, mi sono riposata un po' e ho lavorato un pochino alla mappa di Minecraft insieme a Dani, che poi appunto vedrete prossimamente sul canale di gameplay. E niente, adesso mi vado a preparare, mi lavo la faccia, mi do una rinfrescata generale e poi scendo per andare a scuola guida. Quindi poi, una volta uscita da scuola guida, vi farò sapere com'è andata questa prima lezione di scuola guida in vita mia. E non so neanche uno cosa devo fare, chi sono gli altri, perché vado lì, boh, andiamo. Che poi no, io vorrei capire, ma non è finita l'estate, no? Perché io sento un tantino caldo, non so voi poi dalle vostre parti che tempo fa. Comunque credo di aver preso tutto, un pacco di fazzolettini perché non si può mai sapere, cuffiette, carta d'identità, eccetera, però beh, non si può mai sapere, magari ho dimenticato qualcosa. Il telefono sta qua e ci sto registrando, quindi direi che possiamo uscire. 18:15, il tempo che arrivo, 18:30 e si inizia la prima lezione di scuola guida. Ok,
Ok ragazzi, rieccomi qui dopo circa una settimana. Sì, dalla prima lezione di scuola guida siamo passati direttamente alla prima settimana di scuola guida. Questo perché mi sono dimenticata di fare le clip ovviamente il primo giorno in cui sono entrata. Comunque, il primo giorno e anche il secondo in realtà sono andata alla lezione delle 6:30. Però poi mi sono accorta che comunque mi veniva impegnata tutta la giornata, perché appunto essendo alle 6:30, se magari scendevo dovevo ritirarmi per le 6 per poi andare appunto alle 6:30 a scuola guida, oppure dovevo scendere alle 7:30 e alle 7:30 mi pareva anche un po' inutile. Quindi ho deciso di cambiare orario dal terzo giorno e quindi mercoledì, giovedì e venerdì ho fatto lezione delle 4:15, ovvero le 15:45, e devo dire che mi sono trovata molto meglio, c'è più gente e ero anch'io un po' più attenta per il fatto che comunque non era neanche già tardi, magari già ero stanca perché avevo fatto altre cose prima. Questa settimana è stata una settimana davvero molto impegnata tra la scuola, uscite e appunto la prima settimana di scuola guida, però devo dire che me la sono cavata anche molto molto bene. E udite udite, già la prima settimana di scuola guida, il tipo della scuola guida, ovvero l'istruttore, mi ha detto che secondo lui sono sprecata lì e quindi ha detto che cercherà di farmi prendere la patente entro dicembre, il che sarebbe un'ottima cosa perché come sapete quest'anno ho gli esami e quindi se riesco a togliermi da mezzo la scuola guida per dicembre sarebbe davvero un'ottima cosa. Ovviamente c'è bisogno ancora di fare delle lezioni perché abbiamo fatto tipo 4 argomenti ancora e quindi ci sono ancora un po' di capitoli insomma da fare, però ovviamente man mano li faremo e quando mi sentirò pronta affronterò l'esame teorico e poi successivamente quello pratico dopo però aver fatto le guide. Non vedo davvero l'ora ragazzi di prendere la patente perché appunto grazie alla patente poi magari arriveranno qualche vlog in macchina, qualche car log o qualcosa del genere, comunque qualcosa di figo ci sarà. E soprattutto ragazzi, così mi potrò concentrare poi direttamente solo sulla scuola. E boh, ci sono un po' di novità. Comunque sì, sta andando davvero molto bene a scuola guida. Non pensavo così, pensavo fosse più difficile, però a quanto pare non è così. Quindi, bene. E niente, questa era la mia prima esperienza insomma a scuola guida. Magari in futuro farò altri video in cui vi darò dei consigli, eccetera, e in cui magari faremo pure qualche quiz della patente insieme. Quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato mi lasciate un pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto, e niente, sì, ho anche cambiato capelli, cioè ho tagliato i capelli, e ho il frisén, anche se non si vede così tanto, e niente, noi ci vediamo prossimamente con prossimi video che riguardino sia la patente, ma sia anche altre cose. Bella!